Buonasera, mentre le ultime persone si siedono, introduco brevemente il film che state per vedere e il suo regista Giovanni Troilo, che è già qui vicino a me. Siamo molto contenti di presentare in anteprima assoluta questo documentario, che farà giusto 3 giorni prima dell'uscita evento prevista per il 25, 26 e 27 in sala, un documentario che è prodotto da Ballandi Arts e Nexo Digital con Sky Arte, ma appunto noi ve lo mostriamo in anteprima mondiale, se non erro. Un documentario che è una sfida molto interessante e della quale ci facciamo raccontare qualcosa da Giovanni subito. Prima di iniziare però voglio persone presenti in sala, sperando di non sbagliare la pronuncia di nessuno dei nomi: Ognjen Dizdarević, produttore esecutivo, per cui vi chiedo un applauso, grazie, per Ballandi Arts; Diana Roddi, produttrice per Nexo; Remo Anzolino, curatore delle musiche, che come vedrete nel film hanno un ruolo fondamentale; Manuela Calabrò, organizzatrice; Jacopo Magri, autore; Marco Necci e Maria Giulia Bocchini, responsabili, credo, delle ricerche d'archivio; e Matteo Bendinelli, montatore del suono. Dicevamo che questo documentario è una sfida, perché decidere di raccontare o di provare a riraccontare un personaggio come Frida Kahlo, della quale apparentemente si può pensare sia stato detto tutto, lo dice addirittura la direttrice, vedrete, del museo di Mexico City, invece non è così, perché Giovanni ha trovato la sua via per raccontarci e raccontarvi Frida Kahlo. Vi ricordo che il film, e così già faccio la seconda domanda a Giovanni, così poi vi lasciamo alla visione, ha una narratrice d'eccezione che è Asia Argento, e appunto Giovanni ci spiegherà anche da dove nasce la scelta di Asia, che vi ricordo è stata il nostro guest director 2 anni fa. Buonasera a tutti quanti, vi ringrazio innanzitutto di essere qui e di aver sfidato, insomma, la pioggia, insomma, cercando rifugio nel sole del Messico. Sì, insomma, l'idea di raccontare Frida Kahlo al cinema era una grande sfida, perché è un'artista molto conosciuta, per fortuna, ma di cui appunto la conoscenza media è molto alta, cioè il pubblico la conosce molto bene, conosce bene la sua arte, la sua vita, e quindi abbiamo pensato tantissimo prima, insomma, di scegliere, di prendere delle scelte, e abbiamo fatto delle scelte forti sul punto di vista. E quindi abbiamo così deciso, tra le mille Frida, di raccontarne, ecco, almeno due: quella del dolore, quella dell'artista, e di raccontare, insomma, questo rapporto simbiotico che c'è tra queste due Frida. Quindi affidiamo ad una un po' il racconto della rivoluzione intima, della rivoluzione di Frida nella sua intimità, e l'altra invece sarà proprio il veicolo anche nel film che ci porterà in giro alla scoperta di questo Messico, almeno per me, insomma, spero anche per voi, piuttosto inedito, un po' alla ricerca delle radici del Messico di Frida Kahlo. Mai come, insomma, in questo caso, il cinema è sempre un'opera collettiva, in questo caso lo è molto di più, perché a condurci in questo viaggio ci sono dei fantastici, appunto, narratori ospiti, tra cui la direttrice del museo Frida Kahlo, che è una vera e propria, appunto, coinquilina di Frida, abitando e vivendo nella sua casa Azul da almeno 20 anni, e c'è Frida che continua a fare degli scherzi e delle sorprese ogni settimana. Ci sono appunto Graziele Turbide e Cristina Kahlo, che è la pronipote, appunto, proprio della nostra Kahlo, e poi abbiamo, ecco, ora va meglio? No, abbiamo un problema, allora, insomma, di diverso tipo. Asia Argento, perché Asia Argento, che è appunto la narratrice che ci accompagna dall'inizio alla fine del film, che vedremo appunto sia in video, ma soprattutto di cui sentiremo la voce, ha bisogno di un contatto forte con il pubblico, e invece, per la volta di quel contatto, una grande appassionata proprio di Frida Kahlo. Asia è appassionata della sua arte e, insomma, per sua stessa, appunto, ammissione, è stata un punto di riferimento costante nella sua vita. E quindi, ecco, questo
questa energia spero che arrivi fino a voi, spero insomma, che questo piccolo viaggio lungo 90 minuti nel Messico vi piacerà. Grazie Giovanni, buona visione a tutti, buon film, grazie.